Gennaro Niro, dirigente dell'Energy Time Spike Devils Campobasso, stagione terminata con un quarto posto finale, con una vittoria, diciamo, nell'ultima stagionale. Hai coinvolto in questo progetto, tra l'altro sono stati coinvolti tanti ragazzi anche giovani, perché avete puntato proprio su una squadra giovane quest'anno. Sì, quest'anno abbiamo concluso al quarto posto, lo stesso risultato dello scorso anno. È stata una stagione travagliata, per un momento eravamo lì a giocarcelo, poi purtroppo abbiamo avuto, come si sa, un po' quella squadra giovane, forse abbiamo peccato un po' di esperienza, però i ragazzi in queste ultime partite, insomma, hanno dimostrato tutto il loro carattere e abbiamo comunque vinto contro una squadra in quale all'andata abbiamo perso comunque 3-0. Diciamo che durante la stagione c'è stato un momento in cui avete avuto qualche giocatore non al top della condizione, nelle partite, diciamo, anche forse un po' più importanti, questo ha anche pesato, però poi si è fatto gruppo, si è fatto squadra e quindi, diciamo, guardiamo ad oggi il bicchiere per l'appunto mezzo pieno, contando anche un settore giovanile che c'è alle spalle e che sta ancora giocando e portando a casa ottimi risultati. Una stagione che ancora non è conclusa, perché con l'Under 15 siamo alla fase finale nazionale, l'Under 17 siamo lì in vetta dal campionato regionale, la prima divisione ha vinto il titolo, abbiamo partecipato con due squadre in prima divisione, quindi diciamo è stata una stagione bicchiere mezzo pieno perché è stata una bella comunque avventura con la prima squadra e ottimi risultati a livello giovanile, mezzo vuoto perché alla fine uno ci spera sempre, no? Abbiamo provato fino alla fine a arrivare ai playoff, però insomma purtroppo non ci siamo riusciti, ci ritenteremo l'anno prossimo sicuramente. Diciamo che il lavoro tuo in generale però non termina neanche qui, perché adesso come presidente tra l'altro anche della FIBA Vomolise stai limando i dettagli con la tua squadra per quanto riguarda il trofeo delle regioni che ci sarà qui proprio in Molise per la prima volta nell'ultima settimana di giugno. Sì, diciamo che ora inizia il lavoro, quindi fino ad ora ci siamo tra virgolette, abbiamo fatto un'organizzazione di massimo, ora gli ultimi mancano meno di 2 mesi e il 26 giugno si parte per questa grandissima avventura, sarà una vetrina non solo per la nostra pallavolo ma anche per tutto il territorio regionale, parliamo di un indotto di quasi 2000 persone tra atleti, dirigenti, le famiglie, tecnici, insomma una bella vetrina e siamo pronti a questa sfida.